serata all'insegna della solidarietà, quella organizzata al Castellano, storica dimora nelle colline di Porto Sant'Elpidio, al confine con Sant'Elpidio a Mare. A organizzare è stata la Mar Onlus, associazione senza scopo di lucro, costituita un anno fa per sostenere i pazienti oncologici. Fondatore il dottor Davide Mariani, che si pone come obiettivo il paziente oncologico in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla terapia, andando a sostenere l'intero nucleo familiare. Sì, io sono felicissimo per come sono andate le cose, nel senso che il lavoro è stato tantissimo. Come voi sapete c'è stata questa pandemia, il Covid, e questo ha portato un aggravio sul nostro lavoro e le nostre risorse, anche perché in questo periodo, come tutti sapranno, quelle che erano le nostre iniziative, come tutte le iniziative a livello nazionale, sono state logicamente bloccate per i distanziamenti, per la prevenzione della malattia, giustamente. Il dramma è che il lavoro è aumentato perché poi tutta quella fetta di pazienti, i neoplastici in primis, perché poi il mio settore è questo, ma anche i cardiopatici, i diabetici, tutti quelli affetti da malattie croniche e degenerative sono state parzialmente abbandonati. Il paziente non Covid è stato penalizzato perché c'è stato un momento che si andava dietro solo ed unicamente al Covid, quindi questo ha inciso parecchio su una discontinuità nelle cure e anche su un aumento della mortalità, è un dato di fatto. Indubbiamente è un aspetto importante che è stato un pochino sottovalutato, senza dubbio. Noi come associazione in questo periodo, nonostante anche dei nostri operatori purtroppo fossero stati positivi al Covid e quindi non idonei al lavoro, siamo stati costretti a correre, quindi a lavorare molto di più. Adesso c'è tanto ancora da fare? Tantissimo, c'è tantissimo, noi lavoriamo per il paziente neoplastico, lavoriamo per le famiglie, purtroppo il cancro noi lo sappiamo, io do un numero, muoiono ogni giorno circa 480-490 persone in Italia per tumore, di Covid ne muoiono 3-4, novantenni, 85enni con più malattie. Questo per dire che è una malattia drammatica, ma è anche una malattia guaribile. Oggigiorno le aspettative di vita sono ben altre rispetto a quello che era 20-30 anni fa e i successi terapeutici molti di più, però c'è tutto un discorso di terapia di supporto, di terapia palliativa, spese, perché il nostro non è un sistema sanitario così infallibile e così ottimo come magari ce lo vogliono far credere. Quindi le criticità sono molte. Noi viviamo in una zona che è la nostra area vasta 3, ma noi operiamo anche fuori da questa area, quindi quasi in tutta la regione. Nella nostra area vasta ci sono altre associazioni, tra cui l'ANT in primis, che è una eccellente associazione che sta lavorando benissimo. Ma noi lavoriamo anche sui bisogni domestici del paziente e della famiglia, quindi abbiamo la collaboratrice domestica, abbiamo l'operatore sociosanitario, abbiamo il trasporto. Aiutiamo il paziente laddove deve fare una visita specialistica, perché c'è gente che vive con 500 euro al mese, deve acquistare l'integratore, abbiamo una banca del farmaco, quindi cerchiamo di lavorare, ma c'è da fare tantissimo, tantissimo. Di volontariato ce n'è molto poco, purtroppo oggi anche la gioventù certi valori li ha persi, manca un pochino una certa responsabilità e sensibilizzazione sulla tematica, forse bisognerebbe ritornare a pensare a cose veramente più importanti rispetto a quello che viene proposto oggi sui social, sulle TV, sui mezzi di comunicazione. La serata di fine agosto in questa splendida cornice ha lo scopo di aggregare, sensibilizzare sull'argomento, raccogliere fondi attraverso serate di beneficenza come queste, donazioni e tesseramenti. La Onlus mantiene attive le sue risorse per far fronte alle numerose richieste ed esigenze che aumentano di giorno in giorno, in particolare dopo il Covid.
Allora, la nostra associazione in questo periodo di Covid è stata sempre vicino ai pazienti e alle loro difficoltà. Quello che è emerso è senza dubbio un sentimento di forte preoccupazione, di forte ansia. Il Covid ha senza dubbio generato in tutti noi un forte impatto psicologico, mettendo in crisi diversi ambiti della nostra vita, dalla paura stessa per il contagio all'incertezza per il futuro e senza dubbio anche ad una nuova gestione di uno spazio e di un tempo a cui non eravamo più abituati. Si è parlato di emergenza, ma dal nostro contatto con questi pazienti possiamo dire chiaramente che i pazienti oncologici e tutte le persone ammalate in generale hanno vissuto una doppia emergenza. Il paziente oncologico, oltre al timore per il dilagare della pandemia, ha dovuto fare i conti con un timore già esistente per la malattia stessa e questo ha fatto sì che il suo sentimento, insomma, di ansia e di stress si amplificasse. Il Covid senza dubbio ha portato un sentimento di pericolo, un sentimento di minaccia per la vita e se ci pensiamo bene questi sono stati proprio i sentimenti che molti pazienti oncologici, soprattutto in fase di diagnosi, hanno dovuto già affrontare, cercando poi magari con il tempo, con fatica, di trovare un adattamento, una sorta di accettazione della malattia e nello stesso tempo proseguire con successo le terapie. Il Covid improvvisamente ha messo in crisi tutto questo. Per il suo presentarsi così improvvisamente li ha rigettati in uno stato di incertezza e di preoccupazione. Un altro timore ricorrente di questi pazienti oncologici è stata la paura di non potersi curare. Ricordiamo che molti reparti sono stati convertiti improvvisamente in reparti Covid. Molte visite specialistiche, visite di controllo sono state posticipate a data da destinarsi e nello stesso tempo molto personale sanitario di riferimento, quindi infermieri, medici, erano stati contagiati dunque in quarantena. Da qui è scaturito sicuramente un sentimento di incertezza e di preoccupazione soprattutto per quei pazienti che magari avevano con successo portato avanti le terapie raggiungendo un successo terapeutico. La terza emergenza, quella nella quale l'associazione ha deciso di inserirsi, dando risposte veloci ed efficaci, è stato il problema dell'isolamento. Ricordiamo che i pazienti che necessitavano di ricovero non potevano più contare sull'assistenza e sulla vicinanza di un familiare e abbiamo messo a disposizione di questi pazienti, soprattutto di coloro che avevano delle difficoltà, che erano poco autosufficienti, abbiamo messo a disposizione la figura dell'assistente H24. Che cos'è l'assistenza H24? Era un assistente che a seguito di un doppio tampone entrava in struttura, nella stanza del paziente dal primo giorno e restava con lui per tutta la degenza fino alla dimissione. Questo ha permesso di creare una finestra sempre aperta, un corridoio percorribile dalla famiglia che si è subito sentita sollevata e tranquillizzata perché aveva un filo diretto con il proprio caro, veniva quotidianamente, ora per ora, informata di quelle che erano le situazioni cliniche del paziente e nello stesso tempo il paziente stesso poteva contare su un sostegno, su un supporto per l'intera giornata. Un'altra situazione particolare più che altro in cui ci siamo trovati durante il periodo del Covid è stata una paziente che veniva a curarsi da un altro paese, dall'estero, e si è trovata improvvisamente bloccata in Italia senza poter fare ritorno a casa. Quindi immaginiamo una signora anziana, senza la conoscenza, la padronanza della lingua, in una città straniera, improvvisamente isolata da tutto. E la nostra Ollus ha provveduto ad offrire a questa paziente un alloggio per 5 mesi. Abbiamo messo a disposizione un autista che la potesse accompagnare tra i vari spostamenti dalla struttura all'alloggio e anche interni alla città. E poi anche tutti gli altri servizi abbiamo cercato sempre di mantenerli attivi nel massimo della sicurezza, quindi sottoponendo il personale sanitario ai dovuti controlli e alla sanificazione dell'auto e abbiamo comunque mantenuto attivo tutto il nostro operato fino ad una discreta ripresa di normalità. Come è cambiata l'attività in questo periodo, la vostra attività?
Allora, la nostra associazione è attiva a tutti gli effetti sul territorio da circa 10 mesi e credo che a questo punto sia doveroso dare un riscontro dell'attività svolta, se non altro a tutti coloro che ci hanno sostenuto economicamente attraverso le donazioni, i tesseramenti e anche seguendoci in tutti gli eventi che noi organizziamo, che ricordo hanno come obiettivo quello di portare un introito delle risorse alla Ollus, con le quali noi sosteniamo i costi dei vari professionisti, dall'infermiere all'operatore sociosanitario, all'autista, al fisioterapista, in modo da poter offrire al paziente con difficoltà economiche un servizio gratuito, completamente gratuito. Contribuiamo in parte alla spesa di questi servizi per tutti gli altri pazienti, ovvero per coloro che non hanno una difficoltà economica ma che comunque hanno bisogno del servizio. Ad oggi abbiamo avuto in carico circa 167 pazienti, per i quali abbiamo effettuato circa 300 prestazioni infermieristiche, 370 ore di assistenza, assistenza domiciliare e collaborazione domestica, 1450 ore di assistenza ospedaliera e 210 ore di fisioterapia e circa 130 trasporti. Sui trasporti volevo aprire una parentesi e dire che l'auspicio più grande della nostra associazione è quello di poter acquisire un mezzo adibito al trasporto disabili e quindi per poter effettuare trasporti sanitari, perché ad oggi la nostra vettura è un'utilitaria che ci permette il trasporto di pazienti comunque autosufficienti. Vorremmo allargare questo servizio anche agli altri. Voglio ricordare che tutti questi servizi in realtà sono soltanto una traccia dove noi cerchiamo, intorno alla quale cerchiamo di costruire un sostegno, un supporto, se possiamo dirlo, personalizzato. I pazienti ci chiamano per qualunque cosa, per un consiglio, per uno sfogo, per essere orientati in una dimensione nuova e purtroppo nuova per loro. E sono molti i messaggi di ringraziamento e le parole di ringraziamento che riceviamo, ma io vorrei un po' sovvertire questo sentimento di riconoscenza, perché vorrei io ringraziare loro, perché comunque sono esempi di vita, sono esempi di forza, di positività e di ottimismo. Ho conosciuto genitori con il cuore distrutto portare avanti le terapie di figli giovani ammalati di tumore con grande dignità e con grande positività, probabilmente per non ledere l'equilibrio familiare. Ho visto mamme giovani prendere un treno da un'altra regione e una valigia in mano e lasciare figli piccoli a casa con l'ottimismo di venirsi a curare, ma nello stesso tempo ho visto anche nipoti legati ad un nonno ormai anziano per il quale hanno dato la vita negli ultimi mesi di vita del nonno. Questo per dire che quando c'è un legame non ci sono età, non ci sono malattie di serie A, di serie B, ma ogni singola realtà vale tutto l'oro del mondo e noi queste realtà vogliamo continuare a sostenerle, faremo di tutto per sostenerle, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi. Cena di gala per un parterre di assoluto livello con la famiglia proprietaria del Castellano, avvocati, professionisti romani che hanno deciso di investire e hanno creduto in Porto Sant'Elpidio e hanno offerto ospitalità gratuita per la serata. Noi siamo sempre lieti e anche onorati di ospitare eventi culturali, sociali, di beneficenza, filantropici, quindi mettiamo a disposizione questa casa, che è una casa che ha molta storia perché è del 1625, è un patrimonio di tutto il territorio e la sua storia dà un'identità a questo territorio, quindi è giusto mettere a disposizione della cittadinanza, degli abitanti di questo territorio. Noi in fondo siamo dei custodi e degli amministratori di questi beni storici. È un incarico piuttosto oneroso, però cerchiamo di assolverlo nel migliore dei modi. Ecco. Siete dei filantropi anche in un certo qual modo. Cerchiamo di dare un piccolo contributo a far vivere, a stare meglio in questo territorio in cui io sono nato, in cui io ho le mie radici, quindi sono particolarmente affezionato a questo territorio, quindi quando posso fare qualcosa lo faccio molto volentieri. Sì, quest'anno il 2020 è stato un anno un po' disgraziato,
però è bello ripartire con un evento di beneficenza a dimostrazione della solidarietà che è necessaria in momenti così difficili. La villa ospitiamo, oltre a cene, chiaramente questa è la prima volta che ospitiamo una cena di beneficenza, ma anche e soprattutto matrimoni, e per il 2021 stiamo appunto già prendendo le prenotazioni per il prossimo anno. E speriamo che la serata vada bene come promette di andare, ed è un piacere ospitare l'associazione La Marla Onlus. A condurre la serata era Silvia Remoli, ad intrattenere durante la cena c'era la musica di Gianni Garbuglia, Patrizia P, personaggio che spopola su YouTube, i ballerini di danze caraibiche che fanno coppia anche nella vita, finalisti ai campionati mondiali. Tutto ciò mentre le Super Teppe, tre ragazzine di Sarnano, intrattenevano i bambini. Tutti gli artisti si sono esibiti gratuitamente e il servizio catering è stato offerto da Gran Catering di Rapagnano. 400 mascherine sono state messe a disposizione dalle società Lardini di Filottrano e Miss Soluzioni Medicali di Monte Cosaro. Patrizia Appi, un personaggio emergente, la possiamo seguire quotidianamente sui video YouTube che veramente sono esilaranti, quando lei telefona al Padre Eterno, a Pippo e a tutti quanti per risolvere ogni genere di problemi, è simpaticissima. Ma ecco, che cosa è, che cosa rappresenta una serata come questa per una che fa ridere? Allora, per una serata come questa, diciamo che portiamo un po' d'allegria, ecco, perché il tema è abbastanza importante e la Marolus, giustamente, loro raccolgono i fondi per i malati oncologici, per i servizi, per fornire servizi, perciò tra una testimonianza e un'altra magari portare anche un po' il sorriso, magari portare, ecco, la battuta, la telefonata con Conte, la telefonata magari, ecco, con il Padre Eterno no, perché ancora, diciamo, sì, abbiamo fatto anche abbastanza, però insomma, ecco questo. Giovanni Cavallo e Maldivia Polini sono ballerini, questa sera ci allietano con la loro presenza e sono coppia anche nella vita. E dunque, Giovanni, cosa ci fate vedere questa sera per la Mal Onlus? Allora, noi questa sera facciamo un'esibizione, uno show di danze latinoamericane, intitolato Chicago. E siamo molto contenti e siamo veramente onorati di essere stati invitati a questa serata e per un giusto tema, e per noi è veramente, veramente un piacere fare un'esibizione qua in una serata così particolare. Maldivia, cosa si prova a ballare in una serata come questa? Per noi è un piacere essere qui, portare un po' di gioia e positività con la nostra danza, ed è un messaggio positivo a tutte le persone che stanno lottando nella loro vita. Era presente anche il sindaco di Porto Sant'Elpidio, Nazareno Franchellucci, presidente regionale della Lega per le autonomie locali. Ma questa è una bella amicizia, ormai nata qualche mese fa, tra la nostra città e il dottor Mariani e l'associazione che insieme a Susanna e a tantissimi volontari porta avanti, e devo dire che ci fa piacere questa volta ospitare questo primo evento nella città di Porto Sant'Elpidio, in una location tra l'altro poco conosciuta anche dai nostri concittadini. Invece devo dire che è un posto meraviglioso, stupendo, non mi vergogno di dire che molto probabilmente è uno dei posti più belli che abbiamo nelle Marche, una location bellissima che tra l'altro i proprietari stanno valorizzando e vogliono valorizzare ancora di più. La presenza dell'amministrazione e del sottoscritto è legata al fatto che c'è tanta voglia in questo momento di stare vicino a queste associazioni, ora più che mai, perché, rapidissimo, siamo tutti molto concentrati sull'emergenza sanitaria, sul Covid, su quello che naturalmente sta rappresentando per tutti noi questa cosa. Non dobbiamo mai dimenticarci che però c'è tanta altra malattia, tanti altri disagi, tanti altri problemi che purtroppo non sono in qualche modo cessati, ma sono soltanto silenti. E allora è giusto essere vicino a associazioni che continuano, ancora più silenti di quelle malattie, a stargli vicino, a collaborare, a star vicino ai parenti, alle persone che vivono questi momenti di difficoltà. Quindi per questo e per tanti altri motivi un grande abbraccio a questa associazione e ci auguriamo che possa arrivare molto lontano.
tutto molto bello, abbiamo visto i numeri, le risorse che occorrono per oliare gli ingranaggi della solidarietà, le donazioni necessarie a far crescere un'associazione oggi più che mai necessaria, perché tutto, l'assistenza infermieristica, gli operatori sociosanitari, la collaborazione domestica, la fisioterapia, i trasporti, il sostegno psicologico, sono necessari e gratuiti per i pazienti con difficoltà economiche. È un anno che siamo partiti e abbiamo raccolto fondi fondamentalmente da privati e sono stati circa 40-50 mila euro di raccolte che sono state tutte impegnate per i servizi che sono stati già offerti ed erogati ai, chiamiamoli, pazienti della Ollus. E chiaramente nel panorama italiano noi abbiamo una situazione dove le associazioni no profit, quindi le Ollus, ma anche tutto il resto del mondo del no profit, 70-80% dei finanziamenti deriva da privati. Quindi privati intendendo privato, persona fisica, intendendo privato anche... No regione, no comune, ma proprio aziende. Gli enti pubblici, diciamo, e lo Stato sono una minoranza delle entrate che le associazioni, le Ollus, le organizzazioni di volontariato possono ottenere. Quindi diciamo che per noi è fondamentale la partecipazione del privato, sia privato, come ripeto prima, privato cittadino, ma anche l'impresa, che pare che qualcosa si sta muovendo con questa riforma del terzo settore, che la legge delega del 2016, ma ancora ad oggi non siamo pronti. Forse dal 2021 inizierà a essere in vigore il registro RUNS, il registro unico del terzo settore, dove confluiranno, se lo vogliono, tutti questi enti. E lì ci sono... è stato migliorato la parte del finanziamento, quindi sono state date più agevolazioni, più detrazioni e più deduzioni a chi volesse finanziare questi soggetti, diciamo, del no profit. Quindi delle agevolazioni per spingere, diciamo, a finanziare, ma come si sostanziano poi questi finanziamenti? Allora, fondamentalmente con dei versamenti che per avere la loro deducibilità o detraibilità, sono due termini diversi, fiscale, devono essere tracciabili, quindi fatti con bonifico bancario, con un assegno, non in contanti, ecco, questo è quello che sta cercando di fare la nostra amministrazione finanziaria. Stesso discorso vale per le imprese, anche le imprese possono sostenere questi enti del terzo settore, sempre chiaramente traendone anche loro un beneficio fiscale, però sempre con una tracciabilità del versamento fatto. L'ultima, diciamo una delle ultime, è di novembre del 19 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha implementato anche, perché prima non era chiaro, se qualcuno volesse donare un bene, quindi un bene in natura, nello specifico hanno parlato di beni strumentali per le imprese e di beni per i privati. Ci sono chiaramente delle problematiche fiscali, che qui chiaramente non è il caso che io vada ad esplicitare molto bene, però è stato un altro passetto in avanti per poter dire, quindi se un'impresa volesse donare un bene strumentale in disuso, non serve, una macchina, quello che può servire ovviamente all'associazione di cui si sta parlando, è stata disciplinata e ha una sua regolamentazione.